Qualcosa dentro me ora sta cambiando e la mia pelle sta sbiancando. Pure i miei parenti tra due giorni se ne vanno. Aspetto già il prossimo anno. La temperatura sento che si sta abbassando. Infatti mi sto rinfrescando. Questa è la Sicilia però sembra Monte Carlo. L'estate sta finendo. L'estate sta finendo, mi preparo per l'inverno. È un anno se ne va. Un altro anno se ne va, ma ci ritrovi sempre qua. Sto diventando grande. Con cuore di un bambino, però questo è l'importante. Lo sai che non mi va. A me questo non mi va, a voi questo non vi va. In spiaggia di ombrelloni. Chiudiamo gli ombrelloni, in spiaggia siamo soli. Non se ne sono più. Io non ne vedo più, mi sento pure giù. È il solito rituale. Il solito rituale, le mie vacanze al mare. Ma ora manchi tu. Adesso manchi tu, mi manchi solo tu. Ok, iniziamo con le domande ignoranti, dai. Presentami Pasotti, il giocatore è Pasotti. No, ma quando hai giocato te Pasotti? E negli esordienti dove eri? Era Castello, compagno. E cosa facevi? E cosa facevi con Paso? Voglio credere. Con Paso giocavamo. A che cosa giocavamo? A pallone? Che categoria? Che categoria? Giovanissimi, allievi e. Signori. Facciamo già aiuto? Sì. Però non mi ricordo come giochiamo. Vediamo se è caduto. Macca, dai che presenta un po' la squadra. Mi sta godendo, non vedo l'ora che arrivi da Gabriele. Gabri. Chi è Gabri? Adesso c'è Gabri, che hai? Ci arriva. Sei tu? Ciao. Ciao, io. Arriva Gabri. Lui chi è invece? Lui è Leone. Ah, quello dei pneumatici, lui. Oh, Gabri. Prova questa. Guarda che sta. Dai, Gabri. Gabri, vieni. Qua il tavolo. C'è una roba. Ma ci sei invece che sei di fianco? Non so, Gian. No, Gian non è. No, quella ah, che questo. C'è. Parlavo di ex giocatori, chi c'hai? Ah, ma Zoppo, lo Zoppo. Che giocatore è, ma? Gran piattone, gran piedi. Oh, quest'anno è il settimo anno con la Tislai. Non è ancora una coppia di fatto. Uno Osano, 5 a Osterie. Io ho il settimo, l'ottavo con Gabri. È lui. Stimati di questo. Però ho vinto 3 campionati. Il quinto con Leonardo Pirelli, 3 in processione. Oppa, questo la tagliamo. Abbiamo anche da Persiceto con Furore. Con Furgone. Furgone da Persiceto. Arrivo da Creta, Veronese. Allora, compa, conti i tuoi compagni. Io devo Matteo Mari cos'è? A parte che è il suo compleanno. Mari oggi ne fa 22. 22, sì. Speriamo che ne faccia 22 anche quest'anno. Un po' maturo. Ci terremo. Se vince, noi torniamo. Mari 22. Mari 22, noi va bene. È vero? Quanti ne è un po' più giovane, che può fare 11. Vero, ne ha fatto 2. Non viene conto. Che un po' chi è di fianco a te? Bomber Randy? Beh, Bomber Randy! Socio, tutti in una volta! Ma lo sapevi te? Cosa? Che Bomber Randy? Come no? Io buono. Che giocatore è Randy? Divi. Diccelo. Divi. Taglio? Corre. Ma socio, ragazzi. I piedi? Didi, un'altra cosa. Coltelli invece com'è? Coltelli è dappertutto. È dappertutto. Beh, coltelli a tavola va bene. Dappertutto. Esatto. Ma è come il prezzemolo, è come il prezzemolo? Gabri, dove sei scappato? Eccolo! No, dove sei scappato? Ho dovuto schivare gli irrigatori. Gli irrigatori? Gli alligatori. Piero? È un campionato che parte già qualche difficoltà perché Pastorello mangia in bianco, quindi è già in prima partita. Speriamo che ci sia un campionato in bianco. Questo dipenderà molto anche dal mister. Matteo Mari oggi ne fa 22, mi hanno detto che sarebbe meglio che li facesse a fine campionato. Anni, ma sarebbe meglio che li facesse, che poi è una bugia. Matteo Mari 22. È una bugia, ne manca 10, però lo stesso. Va bene. Puoi gentilmente chiedere al presidente se vince il campionato? Perché c'è la carrozza, non partecipiamo neanche. Carrozza non gioca mica. No, beh, però la prendiamo a dicembre. Con De Brasi, Pugioli, Tonelli. Oh, il mister c'è una bella responsabilità. Ti tocca.
No, te l'ho già detto. No, ti tocca e ti tocchi. No, te l'ho già detto. A me piace toccarmi in questo modo qua. Con questi ragazzi qua a me piace toccarmi. Oh, palla già da domenica sportiva. Scusa, ragazzi. Scusa, chi è che non si toccherebbe? Anche in capitano. Giulio, lui con questa squadra cosa deve fare lui? Lui cosa deve fare con questa squadra? Non può fare nient'altro che vincere il campionato con molti punti, perché se vince l'ultima domenica prende anche due scopaccioni. Ah, giusto, cos'è? In più dobbiamo vincere la Coppa. Più la Coppa disciplina anche. Certo, noi dobbiamo fare la Coppa, abbiamo preso un ragazzi calmi, tranquilli. L'ignoranza. Noi la Coppa disciplina è il primo obiettivo. E cosa fa? Il primo obiettivo. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water with the Mexican sky. Drink some margarita glass with me. Cosa è successo? Qual è il precedente? Qual è il precedente? Il padre! C'è facile di Duce, Tra l'altro assomiglia a mio figlio di Duce. È vero, vero? Assomiglia? Basta, 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 basta. Guido, cosa hai fatto lui? Cosa gli hai fatto? Una figura, Cristo. Bisogna che... Non può parlare, non è capace di parlare. Dai, metti i sottotitoli, cosa vuoi che dica? La dieta dell'atleta, oh. Aspetta, ma te sono queste sono tutte, Tutte le mangiavi Guido. Sono 48 per Guido. C'è anche un effetto di pane. Voglio vedere cosa hai montato. Devi mangiare la salsiccia con la salsiccia. No, ti do delle patate. Oh ragazzi, palla il mister, fate come vi pare. Palla il mister, dai. Guarda, se ti metti contro luce sei più bello. Serio. Oh, guarda la spada che ha, vuoi farlo non serio? A me per la gente le spalle non piace. Miki! Ale, un po'. Scorsi, la formazione. No, io però ho già parlato, le spalle. Tannero, te lo dico. Stai basta, sei già forte. Ho già giocato oggi, buono. Allora. Serio così, dopo un Montenegro, ne vuoi un altro? Speriamo, guarda, vi dico la verità, dai. Speriamo di aver fatto una bella squadra. Crediamo, io, Pre, Stefano, di averla fatta. Poi adesso dipende da voi. Sono emozionato, senti questo. Noi ce l'abbiamo veramente messa tutta, ci siamo impegnati. Speriamo di aver accontentato tutti, ma credo che a questo punto che si siete qua. Siete stati contenti, insomma, quindi... Scusa un attimo, ma... sei contento? Molto. abbiamo confermato Guiduzzi. Ci vuole il coraggio. Porca seconda miglior difesa, mister. Con Guiduzzi in panchina, però. No, giocato. Parte lì in fulltà. Mi sembri il veterinario della Montenegro, qualmente quando parli di Guiduzzi. Lui sembra il falco marino. Credo che i nuovi arrivati si integrano molto bene all'interno di questo gruppo qua. Si integrano, non va bene. Integratori sì, va bene. Integratori va bene. Come si chiama Andrea? Il tuo nome? Lascia stare. Ah, Arce Zelai. Basta Arce. Arce. Ti per me sei solo. Per me sei solo Arce. Poi basta, dai ragazzi, poi dopo dal 17 ci troviamo, ci vediamo. Il 18 ci salutiamo. Il 18 ci salutiamo, no, poi si inizia questa nuova avventura che secondo me è molto bella. Obiettivo. Pist di Montenegro per Pister. L'obiettivo far meglio dell'anno scorso? Lasciargli indietro 15. Facciamo meglio dell'anno scorso, dai, partiamo così. Ci sta, dai. Sì. Umiltà. Siamo arrivati quinti. Profilo basso. Siamo arrivati quinti. Far meglio dell'anno scorso. Umiltà. Dai, profilo basso, ragazzi. Profilo basso. Meglio dell'anno scorso. Guido, profilo basso. Profilo basso. C'è la salsiccia sotto. A deludersi si fa sempre in tempo. Invece... Questa è proprio la teoria dei perdenti. No. Aspettarsi il peggio per essere contenti del meglio. Bravo. Invece è il segreto della vita. Dispensa così. Perle. Oh. Ragazzi, palla il press, oh, se vi può interessare. Sì. Così all'improvviso. Ma io lo faccio uguale. Io cioè, non ho detto niente. No. Oh, te l'hai ingaggiato. Peccato così. Quest'anno è tutto così, Poi così il contornale è un'emozione, davvero.
che cosa ci vogliamo dire. Innanzitutto ringrazio personalmente i giocatori che l'anno scorso sono rimasti anche quest'anno, perché hanno avuto un bel coraggio. No, oltre che avere avuto un bel coraggio, hanno creduto alle parole che avevamo detto noi all'inizio, che era quella di fare una squadra competitiva. Ringrazio anche chi è andato via, perché così ci ha tolto un problema, perché vuol dire che non avevano proprio... Questa è leggera. Ma questa la taglio o la tengo? Prendo la motosega un attimo. La moggio qua. Che vuol dire che non aveva proprio creduto alle nostre parole, quindi tenere delle persone che non credono a quello che diciamo, io, il mister e Zanerini, per me era già una penalizzazione. Un benvenuto ai quelli nuovi, facciamo molto affidamento su di voi, chiaramente perché abbiamo, non dico rafforzato, ma abbiamo, come posso dire, armonizzato l'ambiente, perché sono tutti bravi ragazzi, sono bravi, almeno speriamo, e non ci sono alibi. Quest'anno proprio non dobbiamo avere degli alibi. Ma li abbiamo presi? No, gli alibi non ci devono essere. Ma non troppo, non è che ho detto. Arrivo. No, non ci sono alibi, perché abbiamo integrato, avevamo dei problemi che non abbiamo mai avuti, appunto abbiamo rapportato la difesa, abbiamo rapportato il centrocampo, abbiamo rapportato l'attacco con delle persone nuove, quindi alibi non ce ne sono. Questo non vuol dire che dobbiamo vincere il campionato per forza, però dobbiamo lottare tutti quanti per raggiungere degli obiettivi. Che sono? Non vincere il campionato per forza, ma vincerlo. Io credo che i presupposti ci siano, no? Abbiamo... Per fare bene. Per fare bene ci sono, poi dopo. Si sa che vincere vince solo uno ed è difficile, però fare bene significa non fare bene la prima partita, significa fare bene il primo allenamento, il 17-18 dovete essere già convinti di raggiungere questo, che è un obiettivo che si pone la società, poi gli obiettivi raggiungerli è sempre difficile, però almeno avere l'impegno di far bene da subito. Vi abbiamo tolto, ripeto, qualsiasi problema. Devo ripetere. Spengo? Quindi l'impegno della società credo che sia, abbia fatto quello che doveva fare in tutti i reparti. Tutti i reparti sono stati rafforzati, chiaramente siamo in numero piuttosto elevato, perché siamo in 22-23, quindi all'inizio ci sarà qualche problemino. Quindi quello, l'impegno vostro sarà quello di superare quel tipo di impasse che c'è all'inizio, però nel impasse dopo ti spiego cosa vuoi dire. L'impasse per quello del andare a sciare. Piero può essere un po' poi perché lui deve mangiare Guiduzzi, no, cioè... Volevo anche fare un ultimo punto, che mentre io parlavo Guiduzzi è lì che mangia patate, salame, sì. Non mi caga assolutamente. Quindi quello che ha detto lui per ultimo impasse no, perché assomiglia molto al pass. Impasse che cosa vuol dire? Impasse francese si pronuncia così. Ha ragione Guido. Ah, questa volta letterato. Abbiamo trovato anche l'Einstein della squadra. Quindi abbiamo anche la cultura qui presente. Gratuita, non vi chiedo niente. Grazie. di fronte alle telecamere di quella persona. Sono una bestia gratuita. Lo facciamo giocare con una webcam, così non si carica. Guarda che nei soldi che prendi è compreso la cultura. Quindi Piero è finito o continuo, perché ho male il braccio? No, finito perché credo di aver già detto abbastanza, ripeto, più di così non si poteva fare, ma credo che abbiamo fatto già un passo notevole verso un obiettivo, che è quello di migliorare sicuramente il risultato dell'anno scorso. Migliorarlo vuol dire già crearsi una posizione piuttosto discreta. Abbiamo preso mai perché abbiamo preso pari, non ci fa il salto di categoria, oltre che compiere gli anni per stasera, quindi facciamo gli auguri tutti. Dai, un applauso. Grazie.
applauso a Eros. Eros, grazie. Grazie Eros. Perché l'Elena. Pranzo, chi non ci vuole andare? No, vedo che Guiduzzi è molto interessato a quello che ho detto. No, ho capito, mi sto guardando l'allenamento. Vuoi ripetermi quello che ho detto? Stavo leggendo il programma. No, dimmi quello che ho detto per ultimo. Non riesco a restare in passo. Non l'hai cagato! Oh, Dio. Guarda quella mano, guarda la chiena. La chiena. Ho bisogno degli insegnanti, sostegni, vieni qua Guiduzzi. Beh, Guiduzzi. No, attento che c'ha le mani unte. Dalle patatine fritte, non abbracciare. Che si le dita. Allora, devo confessare un aneddoto. Certamente, no? Io sono venuto. È già questo. Mia moglie è contentissima. Sono venuto all'Atletico Castenaso solo per due motivi. Qua ce n'è uno. Per il suo sorriso. Io volevo essere con i chips, come si chiamano quelli in moto? Quelli che i hanno... chips? I chips, non ci somigliano dei chips. Sì. Ah, sì, metti uguale, la moto, guarda. Identico. Ne metto un po' di colore, magari. Vabbè, anche. Insomma. Non so chi sono i chips. No, poi sono venuto al secondo motivo, lo sapete tutti, perché Cazzola doveva venire da me, lui non è venuto, sono venuto io da lui. Cioè, quando Maometto in montagna non vale a Maometto va in montagna. Va in montagna, certo. Poi sono venuto per il terzo motivo. Sono Maometto va in montagna, ci sta 15 giorni. Non lo schipasso, va in montagna. Fuori stagione. Dico bene? Sì. Ok. Oh. Io non lo farei giocare, ma mi fa comodo di fianco quella giocata. Giuro, mi diverto. Faccio una telecronica in diretta con lui. Il momento delle cose serie quando è? Con le serie allora, l'importanza c'era un gruppo ignorante, quindi in un gruppo ignorante andava intensificato. Abbiamo preso dei ragazzi giovani ignoranti, perché con l'ignoranza nel calcio si vince, vero? Sì. Yes, man. È presente l'autostrada che sei tu. Lui è l'autostrada. No, vi ringrazio tutti perché siete dei ragazzi bravi, intelligenti, spiritosi. Non vi conosco ancora per quello, quindi, però sono convinto che abbiate i mezzi e le possibilità di far bene, che per me far bene vuol dire vincere. Pareggio mi fa schifo, cioè, mi interessano solo i tre punti. Ok? Ti distrai? Ciao. Come? Gamba. Il talismano sei te. Talismano te lo sei campionati. Talismano stai stigli. No, ovviamente in campo andate voi, noi dobbiamo essere con voi, darvi una mano per andare in campo nel modo migliore. Abbiamo qualche vendetta durante il campionato, qualche scivolata sulle panchine da qualche parte bisogna farle. È un derby. Guiduzzi vogliono stuzzi cadenti che vedo che sei lì. Che... Sì, no, che sembra io sempre di sì. Una domanda, allora. Fagli una domanda a sé. Qual è il fiume più lungo del mondo? Il Rio dell'Amazzoni, in competizione con l'Nilo. Perché in competizione? La città, veramente poteva dire anche il fiume Reno che a me andava bene. Qual è la città più popolata al mondo? Città del Messico. Quanti abitanti? 20 milioni. Più di Castenaso. Sì. Se la gioca. Preferisco Randisi, oh, vieni qua, Rando, preferisco Rando, cioè fra i due preferisco Rando, almeno è più semplice. Insomma. Vero, questo campionato perché sei rimasto tu? Perché quest'anno vinciamo. Vamo là. Allora, queste sono le mani, guarda, tira sulle mani, quest'anno vinciamo, c'è scritto non c'è nessuna scaramanzia, vero? Basta, grazie a tutti, grazie a voi ragazzi. Grazie, grazie a tutti. Si ferma. Coapitano. No, no, voi, chi vuoi di fianco a te, Guiduzzi? Chi vuoi? Macaluso ci vuole. Sono solo. Allora, te che sei capitano vero. È capitano vero in tutti i modi. Cosa ne pensi di questa squadra? Sono molto contento di tutti i ragazzi, penso che possiamo far bene, il press è detto quello che dobbiamo fare, è buono. Senti, il lato negativo di questa rosa? Lato negativo? Ce n'è uno. No, Guiduzzi alla fine è un grande. Sì. Oh, Guiduzzi ancora lì che magna. Guiduzzi alla fine è il nostro punto di riferimento, stiamo a vedere quest'anno. L'esempio. Speriamo che rimanga con noi fino alla fine, che ha già dato dichiarazioni.
Sì, sì, aspira. Ha già dato dichiarazioni che un po' come Donnarumma, se lui non gioca se ne va, sì. Invece che Raiola lui è rucola. Ascolta, cosa puoi dire? Già polemico. Cosa puoi dire ai nuovi arrivati? Ai nuovi arrivati posso dire che integrando con questi giocatori che saranno già e quelli che sono arrivati, che possiamo diventare un gran gruppo. Guarda, Macaluso si è messo in mezzo loro. Non c'è con i nuovi arrivati. Macca sarà il trascinatore, buona, cosa devo dire? Cioè, Matte ce lo sappiamo, cioè, ormai li conosciamo tutti, ci abbiamo giocato contro mille volte. Questa volta sono di qua. Speriamo di creare un bel gruppo e andare a vincere più partite possibili. Buono. So c'è che capitano. No? No, brutto. Guarda. Ma Cazzola, cosa può dire Cazzola? Basta, abbiamo detto tutto. No, dì, cazzo, cosa puoi dire? Dai, da avvocato. Cosa posso dire? Mi rivolgo ai nuovi, dai. Sì. Così, dai, visto che... Ma sì, dai. Mi sembrate tutti dei ragazzi seri. Oddio, non li conosci bene, bene, bene. No, no, mi sembrano carichi. No, si capisce subito, quindi, quando hai un po' di esperienza. Sei uno del colpo di fulmine, tu. Da colpo di fulmine, no, a parte gli scherzi... Io credo che qua si stia bene, almeno io sono qua da tanti anni e sono sempre stato bene, e spero che possiate stare bene anche voi e di creare lo spogliatoio che si è sempre riuscito a creare da quando sono qua e basta, perché è quello che conta davvero per vincere, tutto qua, poche parole, basta. Sì, bravo Gabri! Vabbè, volevo aggiungere un'ultima cosa a quello che volevo fare un'aggiunta a quello che ha detto lui. Cioè, il gruppo che stiamo cercando di creare e che in parte abbiamo già creato, non l'abbiamo creato per quest'anno e basta. Cioè, ce lo portiamo avanti finché si può durare, finché. Perché... Aspetta un attimo, scusa. No, è bello, bella la serietà con cui affronta questo. Sei l'uomo società. Certo, quando in spogliatoio il mister parla e tu inizi a tirare le scarpe dalla borsa. È il più rappresentativo. Stiamo cercando di fare una cosa seria che ti riporta salsiccia. Presidente, sai che conta più avanzare e arrivare il pasto da un arato. Quindi questo gruppo che abbiamo fatto, ce lo portiamo dietro. Ce lo portiamo dietro anche il prossimo anno. E se magari fosse possibile anche quell'anno ancora. Sì, ma mettetelo dietro. Mettetelo dietro, perché se no un ringraziamento particolare lo devo fare a un giocatore. Gennasi. Vale, addirittura. Sì. Gennasi, perché sa che sicuramente non giocherà mai. No. Beh, però cacciaci il però. Però? Bravo. Però? Dillo te però. No, vai te. Allora, l'anno scorso ha fatto 12 minuti. Quest'anno gli ho chiesto, vuoi rimanere? Lui ha detto, ma non ha detto, ma sì. Ha detto subito di sì. Sì, perché ho trovato l'anno scorso un grande gruppo. E quindi... Sì. Bravo, Gianna. Oh, obiettivo 13 minuti quest'anno. Obiettivo, obiettivo 13. No, mezz'ora. Mezz'oretta. Sì, sì. L'hai visto, una mezz'oretta. Proviamo. Intanto come ti chiami? Arcelai. Allora, ce l'hai o non ce l'hai? Arcislai. Allora, dillo Morano, spiegalo bene. Come ti chiami? Arcislai. Arcislai. Tutto attaccato. Ce la posso fare. Che gruppo è Arci? Arci. Ma allora, no. Aspetta che c'ho sempre macchia dietro che non c'entra un cazzo, quindi metto meno il Matteo. No, io sono molto contento di essere venuto qua e devo ringraziarvi tutti davvero, perché per me quest'anno è stato un anno durissimo, calcisticamente parlando, che ho avuto dei problemi a osteria e devo ringraziare il mister perché mi ha chiamato subito il giorno dopo l'accaduto. Mi ha dato la possibilità di venirmi ad allenare qua e ho trovato un gran gruppo davvero, quindi sono stato veramente bene. Quando è arrivata la possibilità di venire, la risposta era già sì. Poi ho aspettato un attimo, perché funziona così, no, te la devi un po' tirare. Un attimo per stare. Te lo ricordi? Ti do una risposta fra 10 giorni. Non lo so, ha chiamato Colombo e devo andarci a parlare, però ci vado a parlare, no, aspettiamo ancora una settimana. No, non è vero, quello è Mario che se l'ha tirata un po'. No, però no, davvero è. No, Mario ha dato dei tempi, li ha rispettati, anzi li ha anticipati. Sì, è vero.
No, io invece no, devo ringraziarvi davvero tutti perché sono stato benissimo quei mesi che sono venuto ad allenarmi con voi e non vedo veramente l'ora di iniziare perché sono veramente carico. Dai, tira fuori la palla che andiamo in campo, dai. C'è la luce. Ma magari, guarda, piuttosto le gambe degli avversari più che una palla. Basta, fine. Grazie. Facciamo un applauso, grazie. Qualcosa dentro me ora sta cambiando e la mia pelle sta sbiancando. Pure i miei parenti tra due giorni se ne vanno. Aspetto già il prossimo anno. La temperatura sento che si sta abbassando. Infatti mi sto rinfrescando. Questa è la Sicilia però sembra Monte Carlo. L'estate sta finendo. L'estate sta finendo, mi preparo per l'inverno. È un anno se ne va. Un altro anno se ne va ma ci ritrovi sempre qua. Sto diventando grande. Con cuore di un bambino però questo è l'importante. Lo sai che non mi va. A me questo non mi va, a voi questo non vi va. In spiaggia di ombrelloni. Chiudiamo gli ombrelloni, in spiaggia siamo soli. Non ce ne sono più. Io non ne vedo più, mi sento pure giù. È il solito rituale. Il solito rituale, le mie vacanze al mare. Ma ora manchi tu. Adesso manchi tu, mi manchi solo tu. L'estate sta finendo. Aurelio Puce, Esther Guiotta, Claudio Carone, mamma Mauri. Sì. 2 0 1 6 dalla Sicilia.